Bentornati cari affezionati del mondo dei libri per un bellissimo incontro che vi porterà un libro molto molto particolare. Un vero caso editoriale, famosissimo in America, ricercato in Italia, un libro che più che una lettura è una vera esperienza. Io cercherò di parlarne, cercherò di spiegarvi la trama, le sue particolarità, ma non posso che dirvi leggetelo. E alla fine della lettura avrete attraversato un'esperienza davvero unica. Spero di avervi incuriosito, ci vediamo qua tra un attimo. Il libro in questione è questo, Casa di Foglie di Mark Danielewski. È un libro che è uscito per la prima volta nel 2000, in America. Ma già mentre stava uscendo se ne parlava abbondantemente per alcune particolarità che poi avremo modo di vedere. In Italia è arrivato, ha fatto una prima tiratura a Mondadori che è andata subito a ruba e poi è scomparso. È stato difficile recuperarlo. Poi finalmente, verso la fine del 2019, ha iniziato ad affacciarsi di nuovo sugli scaffali delle librerie. È stato in quell'occasione che io l'ho acquistato. Ed è stato il mio compagno di letture durante il primo lockdown nella primavera del 2020. E voi direte, ti sei scelto proprio un bel libro? Sì. Ripeto, è un'esperienza più che un libro. Ma diciamo due cosine un po' sull'autore e poi sulla trama. Mark Danielewski è nato nel 1966 a New York e questo è il suo primo libro. Quindi considerare che si esce verso il pubblico con una prima opera di questo tipo è già qualcosa di particolare. Oggi questo libro è amato da molti critici, da molti scrittori. Primo fra questi Stephen King. E se un romanzo horror è apprezzato da Stephen King, sicuramente qualcosa deve esserci. Sì, perché in effetti questo è horror, che non è uno dei miei generi preferiti, ma è un romanzo che, ripeto, va esplorato. Horror, ma dire che horror è riduttivo, è anche altro. Ma come fare a parlarvi di questo libro? Perché in realtà la storia in sé non è molto complicata. Il come viene raccontato la rende un po' più particolare, ma sono alcuni espedienti proprio strutturali che lo rendono un libro quasi unico. Per cui partiamo con calma dalla trama. Vi voglio parlare della trama in due fasi. Prima vi spiego brevemente la trama del libro, poi voglio spiegarvi verso la fine la storia che si cela dietro. Capirete perché questa doppia scelta. Allora, è una storia a incastri. Nel senso che ci sono più livelli di lettura uno dentro l'altro, un po' come tante matriosche. All'inizio di tutto c'è la versione di Navidson, o The Navidson Record, nella versione inglese. Un cortometraggio del 1990. Cortometraggio di 5 minuti e mezzo, in cui Navidson fa una registrazione casalinga. L'oggetto vero di questa registrazione ve lo dirò dopo, perché è lì che si cela la storia horror che poi viene scoperta man mano che si va avanti. Questa è la prima struttura, il film, questo cortometraggio, che in realtà è già di per sé qualcosa di misterioso, perché nel libro si fa tanto riferimento a questo film, a saggi che ruotano intorno a questo film, ma poi non ce n'è traccia. La seconda storia che si innesta su questo appartiene a Zampano. Zampano è un anziano che muore nelle prime pagine del romanzo, ma aveva scritto un saggio sulla versione di Navidson. Il libro sarebbe quindi il saggio che Zampano ha scritto sulla versione di Navidson? No, non proprio. Non leggiamo quello. Noi leggiamo gli appunti di Johnny Trant sul saggio di Zampano sulla versione di Navidson. Più o meno. Johnny è un giovane che ha scoperto il cadavere di Zampano, era un suo vicino di casa, un suo amico, ha scoperto anche il manoscritto
e inizia a studiarlo. E quindi noi abbiamo i suoi appunti sul manoscritto, su un film di cui non c'è traccia. Più o meno, di nuovo più o meno. In realtà noi abbiamo il libro di un editore con le note di questo editore, sugli appunti di Johnny Trout, sul manoscritto di Zampano, sulla versione di Davidson, che è un documentario di cui non c'è traccia. Capite davvero quanto tutto è abbastanza intricato? E tutta l'esperienza del libro è appunto questa, leggere tra le righe, tra le note, tra i rimandi, per riuscire alla fine a scoprire cos'è questa versione di Navidson, cos'è questa esperienza che Navidson va a filmare in 5 minuti e mezzo. Che poi in realtà scopriremo, non sono neanche 5 minuti e mezzo, ma quello è la versione finale del documentario. Wow, già così capite che è un libro particolarmente intricato. Eppure questo forse è l'aspetto meno complicato del libro. Per cui andiamo a vedere più nel dettaglio cosa rende questo libro davvero particolare. Partiamo da un dettaglio. Io ho detto, la versione che leggiamo è la versione di un editore con le sue note, sulle note di Johnny, sul manoscritto di Zampano. E in effetti le note le abbiamo. Molto spesso capita di leggerle. E notate una cosa, non so se si riesce a vedere dal monitor. Sono pagina 97. Abbiamo il testo con un carattere, le note di Johnny sul manoscritto di Zampano e sotto con un altro carattere le note dell'editore alle note di Johnny. È davvero un gioco di rimandi, continui rimandi da uno all'altro. Tra l'altro queste note a volte sono davvero lunghissime. Io ne apro una, inizia qui, prosegue, 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 prosegue. Davvero, si sta parlando di note che a volte superano addirittura le pagine. E a me è capitato a volte di dover finire una nota e poi di dover tornare indietro un paio di pagine per recuperare il testo. E come se non bastasse, a volte ci sono anche note alle note. Qua abbiamo una nota, ta ta ta, era la nota numero 129, si prosegue, qua in fondo 130, rimanda alla nota. Tra l'altro si vede anche il cambio di carattere. Questa nota di Zampano sotto la nota di Trout. Un gioco davvero che bisogna capire le regole di questo gioco. Perché a volte davvero il dubbio che ci poniamo è: ma mi sta prendendo in giro l'autore? Me lo sono chiesto leggendolo, ma mi sta prendendo in giro? Devo stare al suo gioco o devo lottare contro? Perché a volte davvero queste note sono così lunghe che sembrano realmente senza senso. Lunghissimi elenchi bibliografici, definizioni di dizionario, perché? Alla fine poi sta a noi decidere se stare al gioco, leggersi tutte le note, o capire che sta giocando e bypassare alcuni dettagli. Questo però, ripeto, ancora è semplicemente un livello di lettura. Ce ne sono altri. Perché davvero con le divagazioni si spreca. A un certo punto, ad esempio, verso l'inizio incontriamo una divagazione scientifica sul suono con tanto di formula della fisica. In realtà non c'entra molto con la trama, però inserisce. Ripeto, dobbiamo capire a che gioco sta giocando. Ma questo ancora, come ho detto, non è nulla. C'è di peggio. Se voi cercate su internet questo libro, spesso troverete immagini come questa. Magari da lì non si vede, ma a un certo punto qua inizia una nota che prosegue lunghissima, è tutta una nota bibliografica.
la vediamo speculare, perché in realtà non va letta da qua, bisogna leggerla così, sotto sopra. Nel riquadro abbiamo un'altra nota, ma per leggere questa in realtà dobbiamo andare all'altra pagina. Cioè questa nota è giusta, questa è come se fosse la stessa nota scritta sul vetro di una finestra che stiamo leggendo la parte sbagliata. Capite che è problematica la cosa, dobbiamo andare avanti, indietro, capire da che verso leggere il libro. Cioè ci chiede un grandissimo sforzo di immaginazione e di collaborazione. Non è un libro per pigri. A volte l'ordine totalmente si ribalta. Questa va letta così, è sotto sopra. A volte addirittura arriviamo ad avere delle immagini che sembrano comparire guardando la pagina. E questo è di nuovo qualcosa di misterioso. Vi ho incuriosito abbastanza? Perché stiamo solo grattando la superficie. Ci sono, e magari l'avete notato, dei caratteri in rosso, dei caratteri in blu, dei caratteri barrati. Quelli in blu sono, lo capiamo già dal titolo, la parola casa. Ogni volta che compare la parola casa, in qualsiasi lingua, è blu. Quelli in rosso, invece, si riferiscono al Minotauro, che è anche poi il titolo del capitolo 13. Tra l'altro, Minotauro, nota 123, ma se poi guardiamo la pagina, qua ci sono le 2,55, quindi dovremmo tornare indietro di parecchie pagine per andare a leggere la nota 123 e capire cosa significa Minotauro scritto in rosso. Non ve lo voglio spoilerare. L'ultima cosa che vi voglio dire prima di andare a guardare la vera trama è un gioco che a me ha fatto molto arrabbiare, con dei capitoli in sospeso. A un certo punto leggo qua, capitolo, inizio a leggere e verso la fine la frase dice, ve la leggo, anzi sembra quasi aspettarla, attendere il momento in cui distoglierà finalmente lo sguardo da quel minuscolo schermo e vedrà l'orrore che incombe le sue spalle, cosa che di fatto accade quando scopre che il filmato mostra. Non c'è il punto. Il capitolo finisce così, si passa poi a quello successivo che parla di altro. Volete sapere dove finisce questo capitolo? Qua siamo alla pagina 437. Devo andare avanti a pagina 543. Più di 100 pagine oltre, finalmente io trovo come continua. Mostra. Tutto buio adesso. Il nastro è vuoto. Mi tiene in sospeso più di 100 pagine per chiudere questo capitolo. Eh sì, qui mi ha fatto arrabbiare. E questi sono alcuni dei tanti trucchetti che vengono inseriti nel libro. Libro che poi si completa con una serie di appendici, appendici fotografiche, appendici che ci fanno capire un po' meglio chi sia Johnny, appendici che davvero ci fanno anche entrare nella mente di questo personaggio. Volete sapere allora qual è la storia che si nasconde dietro il verso di Navidson? Questo è lo spoiler grosso sulla trama. Se non volete saperlo, andate direttamente alla fine. Altrimenti ci rivediamo tra un attimo, in cui vi racconterò la trama. Se siete ancora qui è perché volete scoprire cosa c'è nel cortometraggio di Navidson. Benissimo. Poi rincolpatemi però. Navidson ha una casa. A un certo punto scopre che è comparsa una stanza. Non cercate di capire il motivo, è un horror, ricordatevelo. È comparsa una stanza di cui non c'era traccia un giorno all'altro. E già questo è abbastanza per incutere sospetti e paura. Inizia a fare le misurazioni. E scopre che la sua casa all'interno è
più grande 7 mm che all'esterno. Praticamente ha un TARDIS, potrebbero dire i fan di Doctor Who. Già questo inizia a essere problematico. Dopo si parte con l'esplorazione. Prima esplorazione. Navidson entra in questo corridoio ed è un corridoio buio, apparentemente infinito. La prima esplorazione dura pochissimo, ma è sufficiente per scoraggiare Navidson e farlo un po' impaurire. Ovviamente dovrà partire più attrezzato. Seguiranno altre esplorazioni e mentre esplora questo corridoio viene catapultato in un mondo infinito. Un mondo non solo vastissimo, ma un mondo che cambia dimensioni. Arriva a una scala chiocciola che lo costringerà la prima volta a scendere usando 2 giorni interi di spedizione, da quanto è lunga la scala chiocciola, per poi risalire in un attimo. All'interno ci sono stanze, sembrano vastissime, corridoi lunghissimi, scale lunghissime, buio, un vero e proprio labirinto. Ma si inizia a capire perché una di quelle parole barrate in rosso era Minotauro, la leggenda del Minotauro. Viene compiuta una lunghissima spedizione, con filmati, con registrazioni, con più personaggi. Alcuni di questi muoiono. Alla fine, la versione di Navidson è un cortometraggio di 5 minuti e mezzo su una spedizione durata giorni e che ancora non arriva alla soluzione. È una specie di gigantesco buco nero psicologico questo corridoio, nel quale precipita Navidson con la sua famiglia, nel quale precipita Zampano e nel quale precipita anche Johnny mentre cerca di capire meglio qualcosa. Ora che vi ho avvertito, vi dovreste chiedere: ma è un libro che fa per me? Secondo l'autore, la risposta è no, poiché la dedica è: questo non è per te. Che già è stranissimo. Di solito si dedica il libro a qualcuno, c'è qualche ringraziamento. Qua invece abbiamo Mark Danielewski che ci dice: questo libro non è per te. E si augura, anzi, di stancarvi da questo libro. Lo dice retro di copertina. Se siete fortunati, vi stancherete di questo libro. Avrete la reazione in cui Zampano aveva sperato. Lo definirete inutilmente complicato, ostinatamente ottuso, prolisso. Invece l'ho finito, a fatica. Ma vi dico, è un'esperienza che davvero vi invito a fare. Spero che questo labirintico viaggio in un vero labirinto editoriale vi sia piaciuto. Magari mettete un like al video, iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati sulle nuove video recensioni. Ciao a tutti!